E il tredicesimo quando Bacchin scambia con l'esordiente Ermini, entra in aria e serve De Agostini che da buona posizione insacca. Cerca il raddoppio il Catanzaro, ci va vicinissimo in queste due occasioni, firmate dal solito Mariani. Poi invece al 31esimo giunge la rete del pareggio. Dalla destra Briaschi cross al centro, smarcatissimo Antonelli si fa prima parare il tiro da Zaninelli, poi riprende ed insacca. Calabresi di nuovo in vantaggio in apertura di ripresa. Cuttone subentrato a Bacchin, serve Braglia sul cui bolide Martina è pronto alla respinta. Raccoglie però Mariani ed è il 2-1. Per reciproche scorrettezze Menegali manda anzitempo negli spogliatoi Braglia e Peters. Poi il Catanzaro perde per infortunio Musella, rilevato da Borrello. Questi non resterà molto in campo. Subito dopo il pareggio ottenuto dal Genoa su autorete di Zaninelli, ecco l'azione particolarmente confusa, si fa saltare i nervi nei confronti dell'arbitro che lo spedisce negli spogliatoi.